È un intervento atteso da tempo e da molti operatori ed esercenti, quello che si sta effettuando sulle scogliere soffolte nel tratto sud della costa marottese. Un intervento a due mani, comune e regione, per il ripascimento che non viene effettuato in questa zona da oltre 10 anni, ma necessario per la salvaguardia delle attività commerciali che d'estate in questo punto della costa vivono di turismo e di accoglienza, ma che, come a Fano ben sanno, in caso di mareggiate violente che mangiano centinaia e centinaia di metri cubi di arenile, andrebbero in forte sofferenza ed incontro a notevoli ripercussioni economiche. Un intervento come impatto economico sulle casse del piccolo comune non di poco conto, considerato il rapporto in termini percentuali tra bilancio e costo dell'opera, ma che denota una decisa volontà dell'amministrazione di fare tutto il possibile per mantenere intatto l'appeal turistico della zona, essendo quella legata ai flussi turistici una delle principali voci dell'economia locale. Sì, sono partiti altri lavori importanti dopo quelli che abbiamo messo in piedi in questi mesi. Il progetto prevede una ricarica, potenziamento delle scogliere qui a Marotta Sud di 240.000 euro, 140.000 che vengono dalla Regione Marche e 100.000 euro che abbiamo destinato noi come amministrazione del Comune di Mondolfo, risorse comunali perché ci crediamo, perché rappresenta una priorità la difesa della costa. Vedremo anche in futuro di intervenire su altri tratti, perché questo rappresenta un settore che dobbiamo difendere e dobbiamo portarlo avanti ancora di più. Domani scadono i termini per la presentazione delle osservazioni del piano di gestione integrata della zona costiera della Regione Marche, e lì chiederemo alla Regione Marche di destinare delle risorse che sono importanti per la difesa della costa di tutto il litorale marottese. Quindi la Regione deve credere in questo territorio, deve credere nel comune di Mondolfo, e questa deve essere una priorità. Ovviamente è da dire che la durata dei lavori è strettamente legata alle condizioni meteomarine. I lavori sono iniziati da qualche settimana e termineranno alla fine di gennaio, condizioni meteo e mare permettendo.